Barcamenata al meglio, ricordiamo negli anni passati l'allenava Mottola, quest'anno non lo so, devo dire la verità. Contro questo Arpaise che si presenta ai nastri di partenza con un bel campionato svolto l'anno scorso. Gian Gregorio e i suoi giovani ha lasciato il segno, ha fatto tanto parlare di sé e Gian Gregorio ha quest'anno. fatto un bel lavoro con i ragazzi, una squadra che giocava a calcio, quindi credo che continuerà su questo dettame, diciamo, di gioco. Mi ha ben impressionato, benché appunto tutti i ragazzi, però quest'anno ha inserito qualche giocatore di Un po' più diciamo un po' più di d'esperienza. esperienza e credo che faranno anche loro un bel campionato. Ripeto, come ho detto prima, sarà un campionato livellato perché ci sono almeno Vabbè, sei una squadra proprio da battere in mazza set, campionato sì, non c'è. non la vedo neanche io, però ce ne sono 7-8 che faranno un ottimo campionato e si Ok. giocheranno vittoria e playoff. Riposa il San Giorgio del Sannio, dulcis in fundo c'è l'esordio della Virtus Benevento. Ma vogliamo salutare il presidente Ranauro. E poi chi Assolutamente. altro c'è? Fuori nomi! Danilo Romano, Danilo Romano, i mister, Ventura è e vero, Ciro Ventura e Mauro, Ciro il nostro tesoriere Mauro, ma che Massimiliano. spettacolo! Vabbè. Sì, Insomma, diciamo quello. che noi ci presentiamo con una squadra, diciamo, Insomma, se non qualche tanto giovane, avversario però con un sulla po' di panchina Ciro esperienza. Mauro e Cesare Ventura non può non pensare che questa è una squadra, insomma, che vuole Beh, divertirsi diciamo che tanto. l'accoppiata è stata un caso che però ha reso felici tutti, sia la società, sia lo stesso Cesare, Ciro e noi tutti, perché poi conosciamo tutti Ciro Mauro, la sua simpatia e la sua sagacia sia dentro che fuori il campo. Quindi abbinata a Ecco, quanto è Cesare. importante avere attorno a sé un personaggio come Ciro Mauro? Ma Ciro, insomma, io che lo conosco da Eh beh, sì. tempo e lo conosco sia dentro che fuori il campo, è uno che ti porta a creare un gruppo, ti porta a creare una squadra anche al di fuori del campo. E quindi dicevo, abbinata a uno come Cesare, credono che Totalmente sì, diversi. totalmente diversi, ma insieme diciamo creano, come per dire, l'allenatore Perfetto. perfetto. Diciamo perfetto no, perché anche loro hanno i loro limiti, Vabbè, come tutti deve come tutti essere. d'altronde. Gigino sta Senti, qua a ma in questi dimostrazione. ultimi anni poi Ciro Mauro è diventato molto molto social. Sì, è In incredibile. Diciamo che cura fotografie. l'immagine E fa la bene. sua e anche della squadra e della Ma società. Cesare che cosa pensa di tutto questo social? Lui c'è stato sempre un po' distante. Beh, Cesare non lo vede troppo proprio di buon occhio, però lo lascia fare perché sa che Anche lui si quello è diverte importante. così, si diverte Ok, così e fa perfetto. divertire anche noi, perché poi tutte le mattine essere svegliati da un WhatsApp di Ciro che ti augura il buongiorno Ma come sono belli in questi tutti i gruppi modi possibili WhatsApp, sul come sono gruppo, belli. insomma, è quanto dire. Senti, ma questo esordio con l'Apice, un'altra mina vagante, un'altra squadra che si è costituita bene quest'anno con presidente Felice Felice Pepe. Pepe, sì, a cui auguro, diciamo, una nuova e lunga Anche noi lo carriera. salutiamo, ciao Felice, fai le cose tanto belle. E Allenatore Claudio sì, Claudio Vetrone. Vetrone, io l'hai detto prima, ho visto la partita e ho visto una squadra anche lì ben messa in campo, abbastanza giovane, ti dico la verità, vabbè, forse tranne i due difensori centrali che insomma erano Sì, un po' ricordacelo. datati, sì, Gennaro Girardi e Vincenzo De Rosa, che però dicono ancora la loro e naturalmente si fanno rispettare. Anche questa è una buona squadra, anche questa dirà la sua. Ripeto, abbiamo detto prima, è un campionato livellato e quindi credo ci vorrà un po' di tempo per capire chi verrà fuori per Eh lottare sì, fino alla fine. assolutamente. Voi siete tra l'altro fortunati perché rispetto al girone B che è di 12 squadre, voi lo avete di 13, quindi una partita in più. Ah, che fortuna. Però riposare è brutto, dai, riposare è veramente Beh, per brutto. lui che è infortunato, è buono È buono, è riposare, vero, almeno recupera appieno, sì. guadagno, guadagno, Del è vero, è vero. resto è Allora, una certa quindi, età che vuoi fare. bisogna stare attenti. Senti, dopo ti domando come mai questi capelli biondi, perché se lo chiedono in tanti. Ma ci arriviamo, Per perché farti compagnia, salutiamo, colpa ecco, tua, mister. colpa mia, ma però io non gli ho detto niente, attenzione. Allora salutiamo la L'avrei seconda voluto fare pure categoria. io.
È vero, ma basta l'intenzione, basta il pensiero. Figurati, anche Davide Iannuzzo lo voleva fare, ma purtroppo. Sì, i capelli biondi, anche lui. Per meglio dire giallo rossi. Ci stai? Ok, la prossima volta, ma non del Grotta, Grotta sai, retrocede. Un telefono, io non ne ho. Ok, va bene. Allora, ripeto, salutiamo tutte le squadre che tra sabato e domenica esordiranno in seconda categoria e noi, prima di passare a parlare del resto, quindi di promozione di prima categoria, mandiamo una bella canzoncina, Davide, che ne pensi? Ok, ci risentiamo tra poco. Estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Sera, studenti di Damasco, vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Yeah.
Eccoci ritornati, seconda parte del Calcio che Scotta, rubrica di Ezio Riccardi. Stasera con me Gigi Maiulo e Massimo Taddeo della Virtus Benevento e non solo. Allora salutiamo Leo Fortunato, stasera c'è il top, un abbraccio amici, in bocca al lupo. Grande, grazie Leo. E Mino Forgione. Massimo, che ci fai? Ah, con sta gente? Ce l'ha con noi due. Noi siamo sta gente. Mino, purtroppo sai benissimo che allora, per giocare si deve avere a che fare un po' con tutti. Allora, Molinara, San Giorgio, Ramolara, due fisso, Due fisso, ok, il derby la macchia, perso, diciamo. La macchia ci sta. Ok, un saluto anche a Mino Forgione, di nuovo in bocca al lupo per questo inizio del campionato, ma noi passiamo in promozione, perché ho detto a Gigi che fino adesso è stato un po' timido e adesso deve parlare. Ok, il girone A. Salutiamo le squadre che fanno parte del girone A, quelle sannite, ossia Montesarchio, Puglianello e Virtus Goti, ricordando che la Virtus Goti ha recuperato la partita mercoledì, purtroppo perdendo 2-0, il recupero purtroppo dopo la scomparsa del presidente Carlo. Si è dimesso. No, non darmi queste notizie adesso, sì. Dai. Sì. Ma Telemaco. Telemaco, sei dimesso. Sì. Prima della partita con la Virtus Goti, no, ciao Telemaco, perché hai fatto questo? Ne sai qualcosa perché ho fatto questo? No. Insomma, oggi tra dimissioni di Telemaco, poi nel nostro girone è stato esonerato Cadullo e anche l'allenatore della Viribus, Lorenzo, è stato anche egli allontanato. Insomma, la moria di questi allenatori. Ma poverini, lasciate stare questi allenatori. Comunque, dicevamo, il girone A, domenica scorsa, il Montesarchio purtroppo ha perso con la Boys Caivanese 1-0, Boys Caivanese che aveva iniziato un po' in sordina questo campionato, poi ha inanellato una serie di vittorie e di risultati positivi. La Virtus, prima del recupero perso 2-0, aveva fatto 3-3 con il Campania Felix, purtroppo si era fatta recuperare proprio alla fine, mentre la partita tra Puglianello e Vitulazio, quindi tra amici perché allora c'era ancora Telemaco Russo, è terminata 1-1 con giallo finale, doppio giallo, perché insomma c'è stato questo malinteso, errore tecnico forse, non si sa, questo doppio giallo, l'arbitro non ha provveduto ad espellere. Bisogna vedere sempre l'arbitro cosa mette nel referto. Bisogna vedere, però ecco, ci sono tante immagini, non so poi l'arbitro come se la può cavare, se non ha il coraggio di scrivere le cose come stanno, però insomma è brutto che capitano queste cose. Non solo per, vabbè, insomma, ripetere, se vede le immagini si rende conto dell'errore. Si rende conto e quindi potrebbe ripetersi. Dovrebbe essere partita. Onesto con se stesso. Assolutamente, anche se sull'ultimo comunicato sembra che non sia uscito niente per quanto riguarda questa partita, quindi staranno vagliando meglio la situazione. In questo girone il Real Aversa è primo a 16 punti, la Maddalonese che ha fatto un'ottima vittoria in casa delle Aquile, anzi di ritorno a casa mi era sembrato di leggere qualcosa di un po' di anomalo, perché ho letto sulla pagina della Maddalonese o dei tifosi della Maddalonese, insomma, gli hanno promesso un ritorno di fuoco. Hanno consigliato agli amici delle Aquile di non andare a Maddaloni, vabbè. E comunque, poi dopo Aquile, Boys Caivanese a 13 ricordiamo punti. Ricordiamo però agli amici di Maddaloni che l'Aquila è un uccello protetto, quindi è meglio evitare. È vero. E poi c'è questa ripresa del Villa Literno con i gol di Annunziata, con tanto di dedica al presidente Carfora, sta portando in alto il Villa Literno dopo un inizio un poco stentato. Prossimo turno c'è il derby tra Montesarchio e Puglianello. Ricordiamo, il Montesarchio in casa fino adesso ha sempre steccato e di conseguenza ne approfitterà invece di questo derby per cercare la prima vittoria casalinga, ma il Puglianello di Fasano non ha nessuna intenzione di mollare, mentre il Vitulazio se la vedrà con la Virtus Goti. Senti, al momento tra le prime 5 della classe non vediamo nessuna squadra sannita. Secondo te chi delle tre potrà prima o poi guadagnarsi il posto che gli spetta e lottare per qualcosa di importante, oppure rimarranno così? Io credo che Montesarchio potrebbe risalire. Il perché c'è una bella rosa, ha fatto qualche innesto pure giusto, secondo me. Dopo il grande campionato dell'anno scorso, dopo, insomma, ripetersi non è mai facile, semplice, assolutamente. Però potrebbe, Puglianello
è una neopromossa, quindi con tutte le difficoltà che possono avere, però anche loro c'è una bella squadra, quindi... Insomma, al momento tra le Sannite è la squadra che sta più in alta, quella del Puglianello, sì. Quindi sta facendo bene, sì. Mister Fasano. Ma passiamo al girone C. Okay. Passiamo. Vogliamo leggere un po' i risultati della scorsa settimana? Vabbè. Allora, partita di Saviano mi pare che non si è giocata. Allora, Gesualdo Ponte, parliamo sempre solo delle